Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Un video in cui torniamo finalmente a parlare di uno degli autori a cui personalmente sono più legato, ma in generale uno dei più grandi mangaka di tutti i tempi, il maestro Jiro Taniguchi. Se foste arrivati da poco sul canale, questo non è il primo appuntamento con le sue opere. Lo scorso anno abbiamo visto infatti tre manga che io vi consiglio di recuperare a tutti i costi. Abbiamo aperto il discorso a lui dedicato con l'analisi di Quartieri Lontani, sensazionale slice of life con una profonda anima intimista. Ci siamo poi spostati sul più ambizioso La vetta degli dèi, una storia straordinaria inerente il mondo dell'alpinismo, tema molto caro all'autore. Per poi finire con Al tempo di papà, un capolavoro senza tempo in cui torna quel Taniguchi più intimo, riflessivo, personale. Sono storie a cui qualsiasi amante di letture più mature, più profonde, più adulte dovrebbe prima o poi avvicinarsi. Se interessati, vi lascio i link Amazon per recuperarle in descrizione, compreso ovviamente il link relativo anche all'opera protagonista di questo video. E sempre in descrizione trovate anche i video analisi dedicati alle opere. Ogni video ha un'ampia sezione no spoiler, non correte il rischio che vi venga rivelato troppo. Anche il video di oggi sarà privo di spoiler, o meglio, nell'analisi utilizzerò soltanto il contenuto dei primissimi capitoli. E anche il video di oggi, come per Quartieri Lontani e Al tempo di papà, sarà dedicato ad un'opera in volume unico. Un'opera che, tengo subito a dirlo, trovo molto più leggera di quelle che abbiamo appena citato, ma comunque fondamentale nella produzione di Taniguchi, che è una produzione ampissima. Come sapete, il mio obiettivo è quello di portare sul canale tutte le opere del maestro edite finora in Italia. Voglio fare un lungo viaggio assieme a voi attraverso una produzione per me impareggiabile. E quindi arriveremo a trattare anche manga magari meno conosciuti, o magari semplicemente di uno spessore diverso rispetto a quelle opere riconosciute universalmente come capolavori. È il caso del manga di oggi. Sto parlando di un seinen edito per Shueisha e pubblicato nel 2005, anno tra l'altro particolarmente denso di pubblicazioni per il maestro. L'opera in questione è Hareyuku Sora, un cielo radioso. Un cielo radioso rientra in quelle opere di Taniguchi che si appoggiano su un espediente fantastico. Lo abbiamo già visto in parte in Quartieri Lontani, che utilizzava la soluzione del viaggio nel tempo. Questa volta però l'espediente è molto più invasivo. Si può dire che sia l'impalcatura su cui è costruita tutta la storia, ma scendiamo nello specifico. L'opera concentra la sua narrazione attorno a un binomio di personaggi. Trattasi del giovane liceale Takuya Onodera e del 42enne Kazuhiro Kubota. All'inizio della storia i due, tra loro, sono completamente strani. Sarà un incidente tragico a legarli indissolubilmente. È una notte di inizio luglio. Il giovane Takuya sta sfrecciando con la sua moto per le strade di Fuchu. Nella direzione opposta, a bordo del suo furgoncino, arriva Kubota, al ritorno dall'ennesimo straordinario al lavoro. A causa di una manovra maldestra, una sorta di sbandamento, Kubota finisce sulla corsia di Takuya, che lo prende in pieno. L'incidente è mostruoso. La moto da cross di Takuya è sventrata, così come il furgone di Kubota, che nell'urto finisce addirittura contro un palo della luce. I due vengono portati d'urgenza in ospedale. Takuya finisce in coma. Sembra una situazione irrimediabilmente compromessa, ma è qui che si verifica un fatto inspiegabile. Dopo 22 giorni di coma, Takuya si sveglia. Il suo corpo si sta miracolosamente riprendendo dall'incidente, ma la sua mente è ora abitata dalla coscienza di Kubota. È come se l'incidente, se l'urto, avesse proiettato Kubota nel corpo del ragazzo. Tra l'altro, e questo è il vero nodo di tutta la vicenda, Kubota perderà la vita nell'istante esatto in cui Takuya si sveglierà con la sua coscienza dentro. Ovviamente l'uomo lì per lì è frastornato, non capisce perché intorno a lui abbia i genitori di Takuya, la madre, il padre, la sorella, volti sostanzialmente a lui sconosciuti. Tutto ciò che vuole è invece poter rivedere sua moglie, Michiko, e sua figlia Tomomi. In sostanza è un uomo spaventato e spaesato. E qui però dobbiamo fermarci perché va fatta una precisazione. Nonostante, come potete capire, l'opera si muova su dei binari profondamente fantastici, direi con spunti quasi soprannaturali, dobbiamo pur sempre ricordarci che si tratta di Taniguchi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che tutta la sezione soprannaturale sarà solo un enorme espediente per parlare di questioni più concrete, più reali, più umane, più adulte. Nel manga non c'è la reale volontà di indagare lo strano fenomeno che ha colpito Kubota e che l'ha proiettato nel corpo di Takuya. No, c'è invece la precisa intenzione di indagare, di descrivere l'esistenza di un uomo, attraverso però un fatto inspiegabile, appunto soprannaturale. Ma basta addentrarsi nell'incipit per rendersene conto. Kubota, dopo un
primo periodo di ambientamento dovrà fare i conti sul serio con la strana situazione in cui è stato catapultato. I dottori, i familiari, gli amici di Takuya pensano semplicemente che il ragazzo abbia perso la memoria a causa dell'incidente. Non possono immaginare invece che la sua mente sia abitata da un estraneo. Ed è qui che il manga inizia a farsi davvero interessante. Perché nel cercare di districarsi in questo caos, Kubota sentirà contemporaneamente il grande bisogno di riavvicinarsi a sua moglie e a sua figlia. Anche perché ci metteremo poco ad accorgerci del fatto che l'uomo venga da un vissuto familiare e personale molto delicato. Non voglio andare oltre per ragioni di spoiler. Sappiate solo che Taniguchi descriverà una situazione molto pesante attorno al suo protagonista, figura attraverso la quale il maestro veicolerà una serie di discorsi importanti, anche di natura sociale. Uno su tutti, il discorso relativo all'eccesso di lavoro. Detto così può sembrare uno spunto molto generico, ma trattandosi di Taniguchi capite che nessun tema diventa superfluo, soprattutto un tema del genere. L'autore riuscirà a descrivere il suo protagonista in un momento di forte crisi, nata a partire proprio da problemi simili, lavorativi, che poi diventano matrimoniali, familiari, personali, di salute. In questo è ovviamente aiutato dalla sua assoluta maestria nel saper dipingere ogni figura messa in scena, in particolar modo i protagonisti. I protagonisti di Taniguchi sono delle opere d'arte, soprattutto quelli più avanti con l'età, quelli in cui il maestro magari riesce a riversare anche qualcosa di se stesso. Ovviamente Kubota non fa eccezione, al netto invece delle figure che lo circondano, che devo dire la verità questa volta non sono particolarmente memorabili. Fanno il loro lavoro, certo, ma non vengono esplorate più di tanto, lasciando al lettore un piccolo senso di incompiutezza, soprattutto nei confronti del coprotagonista di Takuya, ma ci sta assolutamente, vista anche la brevità del manga. Comunque sia, avrete capito che l'opera è molto più concreta di quello che si possa pensare leggendo la sinossi. Eppure, tra i drammi costruiti dal mangaka, la storia sarà permeata da un messaggio estremamente positivo, in contrasto con la vivida pesantezza che affligge l'esistenza del nostro protagonista. In generale, le storie che sfruttano personaggi all'apparenza scomparsi, che hanno perso la vita e che in qualche modo riescono a tornare nella realtà, sono poi storie di redenzione, storie in cui i personaggi cercano di concludere ciò che hanno lasciato incompiuto. Anche questa lo è, e in questo, va detto, non c'è nulla di innovativo. Ma essendo Taniguchi, tutto sarà raccontato in maniera estremamente originale, senza mai sottrarsi a discorsi profondi. È lo stesso Taniguchi a dirci qual è stato il suo intento nella scrittura dell'opera. Lo fa nella postfazione del volume. Al punto di partenza di questa storia c'è l'idea che ogni essere umano, nel corso della propria vita, può scoprire le cose essenziali, al massimo una o due, che davvero contano per lui. Ho immaginato un uomo che sta per morire, che prima di andarsene, poco a poco, riesce a radunare tutto quello che il suo cuore insoddisfatto stava per lasciare incompiuto. E di fatto è questo quello che fa un cielo radioso. Scava nel profondo della vita di un uomo e gli regala un evento attraverso il quale può chiudere tutto ciò che c'era di incompiuto nella sua vita, o almeno le cose importanti. Un uomo, tra l'altro, buono, etico, mosso da una forte morale, una figura estremamente positiva. Insomma ragazzi, questo era Un cielo radioso. Ovviamente come sempre si tratta di un'analisi estremamente limitata, non potendo fare spoiler, ma spero vi abbia incuriosito e vi abbia avvicinato ad un'altra opera di un autore che prima o poi va scoperto integralmente. Tra l'altro non ho citato un elemento fondamentale nel manga, ma solo perché ne abbiamo parlato già tante volte: l'assoluta qualità delle tavole del maestro Taniguchi. Non è forse l'opera che porterei come esempio per descrivere la penna di un artista eccezionale, soprattutto per il setting cittadino, quasi un po' spoglio. È un manga sostanzialmente settato nella provincia. Ciò non toglie che l'opera graficamente sia di altissimo livello. Ricordiamoci che stiamo parlando di un manga del 2005, di un Taniguchi quindi in piena maturità artistica. Se voi l'aveste letto, discutiamone insieme nei commenti. Se invece voleste recuperarlo, vi ricordo che trovate il link Amazon in descrizione. Vi ringrazio se doveste usarlo. È uno dei modi fondamentali per supportare il canale. Ah, tra l'altro, volevo ringraziarvi anche per il feedback che mi avete dato all'ultimo video, quello dedicato ai miei 7 personaggi manga. È parte di una rubrica molto più personale che, sinceramente, non sapevo se vi potesse piacere o meno. Ora che lo so, arriveranno molti più video di quel tipo, anche perché è molto divertente farli. Detto questo, come sempre, invito a dare un'occhiata alle pagine social che trovate in descrizione, ma soprattutto invito ad iscrivervi al canale, sia a questo che a quello secondario. Il vostro supporto è troppo importante. Grazie di avermi seguito fin qui, noi ci vediamo domani con un nuovo video.